morning, welcome in Palermo. I speak English just a little. Miss Lucia will do the translation for you. Volevo ringraziare il Presidente Pensa intanto per un fatto concreto e preciso, avere scelto la Sicilia e il Mediterraneo per un evento importante per il celebrare appunto con questo congresso il 50° anniversario della FITC. First of all, I'd like to thank President Pensa for choosing Sicily and the Mediterranean as the venue for the celebration of the 15th anniversary of the FITCE Foundation. Non v'è dubbio che i temi che verranno trattati, certamente con la professionalità che i relatori sapranno offrire al dibattito, merita grande riflessione. Il tema del digital divide, in particolare, è un tema strettamente correlato, se vogliamo, allo sviluppo di quella competitività e di quella coesione sociale che non soltanto in Italia, in Europa, nel mondo è un traguardo per tutti i governi. The issues we all speakers are going to talk about with their professionalism is the digital divide, which is an issue which is narrowly linked to the competitiveness and the social cohesion all over Europe, of course. Se vogliamo ridurre lo scarto fra chi ha la possibilità effettiva di utilizzare le tecnologie dell'informazione rispetto a chi questa possibilità non ha, e se vogliamo l'attività concreta che ciascuna amministrazione a qualsiasi livello di competenza vuole portare avanti per fare in modo che i servizi e le prestazioni siano rese per quanto possibile a una platea sempre più vasta di soggetti che ne percepiscono l'utilità. Our goal, our aim is to narrow and to bridge and fill the gaps of information technologies, of the differences between countries and countries who can use and who have access to information technologies and countries who do not have it. So our aim is to make these services more popular and widespread by all users. Nella strategia europea cosiddetta 2020 un obiettivo fondamentale è proprio l'agenda digitale. Questo perché non v'è dubbio le conoscenze, i saperi, la circolarità delle informazioni è strettamente collegata ad uno sviluppo delle infrastrutture, della rete, ma ad uno sviluppo concreto delle tecnologie. So the goal of the 2020 agenda, digital agenda, is to widespread knowledges and networks. Entro il 2020, a tal fine, gli Stati membri dovranno raddoppiare le risorse a tal fine disponibili proprio sulla ricerca e sugli investimenti. Within 2020, member states will have to double the resources they use for technologies and information technologies. Oggi il 5% del prodotto interno lordo in Europa è connotato da investimenti e da attività che riguardano questo settore, ma la banda larga che è in atto in Italia riguarda una fascia di popolazione di appena 6 milioni è per esempio un momento di riflessione importante del governo nazionale, ma nel contempo più in generale del governo europeo. Se la signora commissario Kroes ha accreditato questo evento è la certificazione concreta che attività e riflessioni come quelle che certamente verranno a svolgersi in questo contesto di particolare rilievo servono a dare la misura concreta di un obiettivo che è quello della ricerca e dello sviluppo proprio in questo ambito così significativo. Actually, 5% of the GDP in Europe is devoted to such sector, to the development of such sector. For example, 6% is devoted to the development of the large bandwidth, for example. So our concrete goal is to focus on research and development. Oggi sono presenti, mi diceva il Presidente, 15 stati, forse qualcuno in più se non ricordo male, tuttavia erano proprio 15 della dimostrazione di come una scelta fatta nel Mediterraneo debba guardare non soltanto all'Europa ma a tutte le sponde del Mediterraneo, a cominciare da quelle
che fronteggiano il sud d'Europa. The fact that today 15 delegates of 15 states are here present represents that the choice for this meeting here is not just addressing Europe and Northern Europe, but also the Mediterranean shores, so Southern Europe. Guardando ai giovani, guardando all'università, guardando ad una cultura dei saperi che deve mettere al centro delle attenzioni anche la possibilità di sviluppare occupazione dando una preferenza comunitaria certamente ai cittadini degli Stati membri, ma nel contempo guardando, dicevo, in particolare a quelle regioni del Mediterraneo dove violenze, tumulti e disordini hanno determinato un crescente flusso migratorio, talvolta clandestino, che bisogna invece fronteggiare portando benessere, sviluppo e investimenti proprio in quell'area. So I'd like to look to young people, to knowledge culture, and I'd like to stress the importance of developing employment in the member states, and especially in those regions where violence and turmoils caused a lot of migration clandestine flows. So I'd like these regions to be faced and to be addressed. E iniziative come queste servono senz'altro, servono a dare maggiore sviluppo alla cooperazione fra le aziende private, a guardare con maggiore fiducia ai rapporti fra realtà importanti di stati diversi, servono ancora a investire in ricerca e sviluppo, a dare un impulso all'alfabetizzazione, ma servono anche a, come dire, dare frontiere nuove. Io ho lavorato per molti anni nella sanità e so quanto sia importante la digitalizzazione, per esempio nelle attività di accertamento diagnostico con tecnologie di altissimo rilievo. Such initiatives are useful to develop new cooperation between private enterprises, to invest in research and development, are useful for literation, for broaden one's horizons, of course. Because I've been working in the health sector for many years, and I could understand how digitalization is important in diagnostics, for example. Ecco, nella conclusione di questo mio brevissimo intervento volevo riconoscere, come dire, il rilievo di un evento che secondo me è conclusivamente ha due obiettivi fondamentali. La prima, mettere al centro il Mediterraneo, quale paradigma di un'area nella quale il legame è millenario e nella quale la cooperazione si impone come doverosa, e l'altra, dare la possibilità di guardare in prospettiva ad un'attività di raccordo e di collaborazione sempre più forte fra le aziende, fra aziende che hanno bisogno per raggiungere benessere di maggiore comprensione, di maggiore fiducia, per creare reti sempre più forti e più coese fra loro. I'd like to draw my conclusion by recognizing the importance of such a meeting in order to reach two goals. First of all, putting the Mediterranean as the center of a thousand years long link between the Mediterranean countries. And then the second goal is to look forward to a tight cooperation, a narrow cooperation between the enterprises and networks. Bene, Presidente, sono contento a questo punto di dichiarare formalmente l'apertura del 50° congresso della FITCE. Ringrazio ancora per aver scelto Palermo e la Sicilia. Grazie e buon lavoro a tutti i convegnisti. Yes, I would like to officially open the 15th year anniversary of the FITCE Federation.